Buongiorno a tutti. Oggi farò un video specifico e parlerò solo di aceto citrico. Vi mostrerò tutti i modi in cui io uso aceto citrico, come si usa e cosa serve, ecco. Perché tante volte mi chiedete: ma cos'è aceto citrico? Come si usa? Ho deciso di fare questo video specifico, che così uno quando mi fa una domanda, dopo semmai va a vedere questo video qua, così è più chiaro per tutti, ecco. Più comodo per me, più comodo anche per voi. Ecco, poche chiacchiere e andiamo a vedere come si usa aceto citrico. Ah, per prima cosa, aceto citrico non ha nessun odore. La cosa più importante che dovete sapere è che non va né su legno né su marmo e non va neanche su pietre naturali. Ecco, questo è importantissimo. Allora, prima di tutto, acido citrico lo uso come ammorbidente. Allora, io intanto lo uso così com'è. Se voi piace, potete fare una soluzione liquida. Qui dove serve 100 grammi di acido citrico e mezzo litro d'acqua. Ok? Lo dovete versare nella vaschetta dell'ammorbidiente. Poi, per la seconda cosa, è un ottimo come anticalcare. Adesso vi mostro i modi in cui io uso come anticalcare. Allora, come anticalcare lo uso anche per la macchinetta del caffè. Adesso faccio la soluzione per la macchinetta del caffè. Acido citrico e poi aggiungo l'acqua. Lo faccio sciogliere. Aggiungo altra l'acqua. Faccio sempre uno spruzzino di acido citrico come anticalcare. Adesso ve lo faccio vedere. Ci mettiamo sempre un po' di acido citrico con l'acqua. E lo mettiamo dentro il nostro spruzzino. Come lo usiamo? Lasciamo reagire per qualche secondo. E dopo lo asciughiamo. Lo usiamo anche per il box doccia. Lo lasciamo reagire per qualche minuto. Poi il procedimento è sempre lo stesso. E lo asciughiamo. Sempre lo stesso procedimento di acido citrico e l'acqua.
la soluzione di acido citrico e l'acqua. Possiamo versare anche dentro water. Più che altro possiamo fare questa cosa qua la sera. Lo lasciamo reagire per tutta la notte. Possiamo aggiungere dentro una bacinella un po' di acido citrico, l'acqua e un goccino di detersivo per i piatti. Per pulire i vetri. Per le pentole. Allora, lo stesso spruzzino che faccio sempre lo uso anche come brillantante, che uso poco, però quei poche volte che uso lavastoviglie lo usiamo come brillantante anche. Se vogliamo fare la soluzione un po' più potente, prendiamo acido citrico e detersivo per i piatti. Dopo non ci resta solo che risciacquare con l'acqua, basta. Bene ragazze, come avete capito in questo video si usa per tanti modi. Io da quando compro acido citrico ho eliminato ammorbidente, brillantante, Vim, Cif, le cose per le pentole perché non le uso. Spero che vi sono stata utile. Se vi piace il video lasciatemi un like, se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi al canale per non perdere altri video e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti!